Elia Saguani ritorna a Castelbuono dopo che lo scorso anno fece una grande gara, arrivò secondo, grandissima condizione, sarebbero stati poi i campionati europei di maratona, e non andò benissimo. Molti, forse quasi tutti, avrebbero pensato, ma adesso Elias, dopo quella, come dire, brutta esperienza, prima di un altro grande appuntamento come saranno i mondiali di Budapest, ritorna a Castelbuono, poi vedremo se attestare o meno la condizione. Tu non sei per niente scaramante. Da questo punto di vista non sono per niente scaramantico, sarebbe stato veramente un peccato non venire a Castelbuono, perché mi sento molto affezionato a questa città, sia per lo spessore del giro e della gara, sia per l'affetto che i cittadini qua dimostrano ogni anno. Quindi è una gara che davvero dà un'indicazione abbastanza affidabile della tua condizione di forma. Poi l'anno scorso è stata la mia seconda esperienza in maratona, quindi sono cose normalissime che capitano nel percorso di maratoneta. Quando, cioè, adesso arrivi a Castelbuono, con quale obiettivo? Per fare un test, capire dove sei stato fino adesso, la tua preparazione, a che punto è? Io, insomma, vengo qua per fare una gara da protagonista, dare il massimo di quello che, insomma, la giornata mi consente di dare, e io sono reduce da un periodo di allenamento a Ledro, alla Valle di Ledro, dove ho passato 3 settimane ad allenarmi, perché là ho ritrovato condizioni climatiche più favorevoli rispetto a quello che c'è a Ferrara, perché ora è praticamente molto difficile allenarsi a Ferrara con quel caldo e con l'umidità. Quindi la condizione è buona e non vedo l'ora di gareggiare. Incontrerai domani un avversario che comunque è corso agli europei, l'attuale campione in carica di maratona, Ringer. Sì, quindi sarà la mia occasione per prendere la rivincita. No, ma a parte Ringer, quest'anno comunque la lista di partenti è molto molto qualificata, ci sono atleti di altissimo livello, tante medaglie a livello europeo, quindi sarà una gara molto molto interessante. Ricordiamo che tu sei il nuovo climatista italiano. Mi immagino! Sì, quindi bisogna, insomma, confermare. Una volta che si alza l'asticella, le cose sono sempre più difficili, perché bisogna sempre confermare l'alto livello. 2 ore 7 e 16 secondi. A Barcellona. Esatto, quest'anno, a marzo. Anche con qualche problemino negli ultimi chilometri, no? Al piede, cos'è? Sì, insomma, ho avuto un piede sanguinante gli ultimi 7-8 chilometri, ma ovviamente quando sei a quel punto della gara cerchi solo di pensare di concluderla e di ignorare, insomma, questi piccoli imprevisti. Però, insomma, sono cose che capitano, insomma. Sono cose che capitano, si mettono in conto, si mette in conto un po' tutto, ma la capacità, come dire, di accettare, darsi le spiegazioni ai momenti difficili. E tu lo scorso anno ne hai avuti tante, no? Quindi la maratona europea non è andata come speravamo tutti. Poi riprendi la preparazione e arrivi a una condizione eccellente per quelli che erano i campionati di cross a Venaria. Una settimana prima arriva il Covid. Sì, diciamo che i momenti difficili sono fondamentali. Questa è stata una bella batosta, ma comunque io apprezzo tanti i momenti difficili, perché comunque sono fondamentali per quella che è la formazione e la crescita di un uomo in generale. Poi il loro valore dipende solo essenzialmente da come tu reagisci ai momenti difficili. Se provocano in te una reazione positiva, valgono tanto; se invece ti abbattono e ti portano a terra, diventano una cosa negativa. Però quei momenti difficili penso che indirettamente siano stati una causa che mi ha portato anche a correre il record italiano. Ma per superare i momenti di difficoltà basta soltanto la forza mentale dell'uomo, o, come io credo personalmente, e anche riferito a te, sì, c'è qualcosa che ti dà una forza superiore, che è la fede? Poi possiamo credere, è lo stesso Dio. Qui facciamo l'aspetto religioso, della fede, della spiritualità. Io
credo che sia la tua vera forza. Non so se tu qui proprio facciamo domande molto, molto profonde. No, beh, io comunque credo che l'uomo, per quanto possa essere capace, è essenzialmente molto, molto limitato ed è molto debole se paragonato, insomma, all'universo. Adesso facciamo magari un discorso più filosofico, quindi molto, molto spesso la cosa migliore è quella di affidarsi a un'entità superiore, ed è l'unico modo per scaricarsi dalle spalle il peso e lo stress, insomma, della vita. E anche il ruolo dell'allenatore, no? È molto. Questo rapporto iniziato con Massimo Cagliani quando rientri dagli Stati Uniti? Sì, io ho iniziato a lavorare con Massimo Magnani dal 2021, ed è stato appunto il mio ritorno, insomma, è corrisposto col mio ritorno dagli Stati Uniti, e da allora, insomma, è stata una collaborazione che io ritengo molto proficua. Insomma, il mio lavoro con Massimo Magnani ha dato veramente i suoi frutti. Ci sono ancora tantissime altre cose che dobbiamo dimostrare e realizzare, e sono fiducioso che lo faremo. Cosa ti dà, come dire, il supporto in più? Questa sua capacità di ascolto, di interpretazione delle sensazioni che gli riporti, la libertà che ti concede. Sì. No, beh, Massimo a livello tecnico è estremamente competente, e già questo basta per, insomma, darmi quella fiducia di cui ho bisogno per affidarmi nelle mani di qualcuno. Però un allenatore, il ruolo dell'allenatore non si limita solamente allo scrivere tabelle o fare allenamenti e imporli a un atleta che li deve eseguire in maniera passiva. Massimo comunque è molto capace, è molto bravo nell'ascoltare il feedback che gli fornisco, e di conseguenza riesce ad adattare l'allenamento alle reazioni, insomma, che percepisce da parte mia, e penso che questo sia quello che fa la differenza tra un allenatore buono e un allenatore ottimo. Domani vedremo questo giro di Castelbuono, edizione 96, e confidiamo che le condizioni meteorologiche cambino, perché veramente... Ah sì, stiamo facendo questa intervista nel mezzo di 40 gradi. Incendi intorno, Sì, incendi dappertutto, l'aeroporto di Palermo è chiuso, quindi diciamo che l'inizio non è dei migliori, però sicuramente domani sarà un'altra giornata. Non è ancora arrivato. No, infatti non sa cosa si aspetta, non sa che viaggio lungo si aspetta, quindi spero sia pronto. Commentatore tecnico sì, sarà, commenterà la mia gara. Spero non sia troppo cattivo con me, dai. spero di dargli motivo, insomma, di un buon commento durante la gara, ma cioè, sono sicuro che farà un ottimo commento. Vedremo. Grazie mille, a domani.